Le tensioni tra impero e papato continuano e la confusione regna sovrana. Corrado di Svevia contende la corona imperiale a Lotario II di Svevia. Il comune appoggia prima Corrado, poi, grazie a Bernardo di Chiaravalle, mandato da Papa Innocenzo II con il compito di sistemare le cose con l'arcivescovo Anselmo da Pusterla, fautore dell'antipapa Anacleto, passa dalla parte di Lotario. Alla fine Anselmo se ne va, tutti vorrebbero Bernardo nuovo arcivescovo, ma lui rifiuta, senza però restituire i doni ricevuti, doni che gli serviranno per fondare il monastero di Chiaravalle. Alla morte di Lotario, molto generoso con Milano, la corona passa a Corrado, che non metterà mai piede in città. Milano ne approfitta per completare la sua autonomia. Arriva poi il 1152, la corona passa al nipote di Corrado, Federico, per tutti il Barbarossa.